Satamara, questo libro che stiamo presentando, La morte della commedia all'italiana, con Cesare Paris. Allora Cesare, ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati, che come ho detto insomma l'argomento piace parecchio. Allora c'è chi ti contesta, nel senso che dice: ma Comencini è sempre così innocente, non è stato, il gatto di Comencini è un film acidissimo, ma a tutti i torti. E poi la Luigi che dice: la scena di violenza sessuale in quel film vista da adolescente, penso che parli dell'ingorgo, l'ho tenuta per molti anni davanti agli occhi ed anche vedendola adesso mi provoca molto molto disturbo. È un film che dicevamo probabilmente adesso non riuscirebbero a produrre. Sì, sono film che credo al momento i produttori avrebbero paura di mettere in gioco. La scena dello stupro credo si riferisca a quello di Angela Molina, dove c'è questa sorta di violenza perpetrata a questa esponente dei figli dei fiori, era la tipica strega del 77, diciamo, che viene sacrificata all'altare della violenza da un gruppo di ragazzi che sembrano usciti pari pari dal Circeo, praticamente, dal delitto del Circeo. È una sorta di abdicazione alle forze del male, se possiamo dire così, e credo che si possa anche rapportare anche a quanto stava avvenendo sugli schermi in quegli anni, con il proliferare delle sale a luci rosse, che andarono a soppiantare negli anni 70 le sale di seconda e di terza visione, quindi c'era anche un pubblico che era abituato a vedere, ovviamente fatti debiti paragoni, comunque abituato a vedere una sorta di sesso molto spinto, molto estremo, e questa rimane una delle scene più disturbanti dell'intero cinema italiano. Una delle cose che mi ha provocato il tuo libro, e che secondo me è il complimento migliore che si può fare a un libro, è che finito mi è venuta voglia di approfondire ancora di più, no, quello che dicevi, e una delle curiosità che mi è venuta è stato andarmi a ricercare le critiche di quei film. Quei film vengono massacrati per la maggior parte, in maniera anche piuttosto, non so come dire, violenta, ideologica, il Borghese Piccolo Piccolo, l'Ingorgo, questi che erano quasi tutti prevalentemente socialisti e comunque molto di sinistra, vengono addirittura accusati di essere fascisti, quando forse invece erano gli unici di quella generazione che si erano presi una responsabilità, anche a costo di uccidere la loro gallina delle uova d'oro. Sì, sicuramente nel Borghese Piccolo Piccolo, tanto per fare un esempio, il Borghese è stato tacciato di revanchismo. Ricordiamo la grande diatriba che ci fu tra Monicelli e Moretti, Nanni Moretti che attaccò Monicelli dicendo che aveva fatto appunto un film simile al Giustiziere della Notte, ma ovviamente erano delle posizioni forse troppo drastiche, anche perché Monicelli prende spunto da un libro di Vincenzo Cerami molto bello e porta alle estreme conseguenze quello che Cerami diceva. E Monicelli sappiamo che era un entomologo della società italiana e cerca di dipingere un mostro. Allo stesso tempo Alberto Sordi infonde al personaggio un'umanità che viene a contrastare con questo aspetto mostruoso, ed è da questa dicotomia che poi alla fine esce fuori un personaggio così sfaccettato e ricco di sfumature. Se diciamo che il Borghese Piccolo Piccolo è l'oltre il giardino di Alberto Sordi, no? Cioè l'attore comico che dimostra quanto avrebbe potuto dare se, che ne so, al posto di Totò Pasolini avesse scelto lui, per dire, no? Certo. Quindi c'era un, siccome i nostri ascoltatori di solito sono più intelligenti di noi, c'è chi dice che il primo film di questa, diciamo, lista che tu hai fatto potrebbe essere C'eravamo tanto amati. Io ho aggiunto che il finale di C'eravamo tanto amati secondo me è l'inizio della morte della commedia all'italiana. Sei d'accordo o non sei d'accordo? Ah, guarda, io non l'ho incluso forse perché il film di Scola ha una vena di malinconia e di crepuscolarismo che viene a mancare negli altri. Sì, il finale è disilluso, è amaro, c'è una sorta di ripiegamento su se stessi di questi personaggi che non riescono più a riconoscersi negli ideali che avevano portato avanti negli anni precedenti, ma credo che a C'eravamo tanto amati manchi la ferocia degli altri. Questo è verissimo. Prima di lasciarci posso chiederti una cosa. Il mio parere è che
quello che aveva anticipato tutto questo nella commedia dell'italiana fosse Dino Risi, che infatti è quello che si trova in qualche modo più a suo agio in quel triennio. Te come la pensi? Assolutamente sì, basti pensare che Risi ha diretto Il nome del popolo italiano, dove Gassman e Tognazzi danno vita a due figure diametralmente opposte, oppure pensiamo anche ai mostri, c'è l'episodio dell'educazione sentimentale in cui Tognazzi sta proprio con suo figlio, con Righi, e gli insegna a fottersene del prossimo, a prevaricare su tutto e su tutti, e poi viene ucciso dal padre. Quindi abbiamo seminato vento e abbiamo raccolto tempesta. Assolutamente sì. Permettimi soltanto di ringraziare Pittore Edizioni, che è la casa editrice che ha creduto in questo progetto, a Santiago Maradei, l'editore, e a tutto lo staff che mi ha supportato nella realizzazione di questo libro. Casa editrice meravigliosa, che tra l'altro abbiamo già trattato nel cuore oscuro del sogno hippie, che vede la mia indegna prefazione, e che insomma secondo me ha un progetto editoriale molto molto interessante. Magari insomma, tu stai già lavorando al prossimo libro? Ancora no, ci sto pensando. Bene, una cosa che ci tengo a dire prima di uscire: bellissima la prefazione di Mario Sesto. È vero, che... ringrazio anche Mario per la prefazione, mi ha fatto un enorme piacere e credo che abbia colto nel segno nel spiegare quello che volevo dire io. È stato davvero il primo lettore del libro. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti.